Ciao, sono Marta. Ti voglio spiegare come realizzare bellissime scenografiche creazioni facilmente. Ma prima, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale, clicca la campanellina così sarai avvisata sui prossimi video tutorial e metti un bel mi piace alla fine del video se il video ti piacerà. Le creazioni, come ad esempio queste, sono realizzate con le Crafty Twist. Vediamo insieme le tecniche di base. Le basi Crafty Twist ci permettono di realizzare bellissime composizioni e ghirlande con varie tecniche facilissime e utilizzando tanti materiali diversi, come ad esempio tessuti, nastre, jute, tulli, cordoni e dei materiali che magari avete anche già in casa. Facilmente e con creatività, mischiando tra loro le tecniche e i materiali, possiamo ottenere effetti sempre diversi. Scopriamo insieme come. Le basi Crafty Twist sono sagome in legno che hanno forme differenti e che presentano tanti fori posizionati in punti strategici che utilizzeremo per fissare i materiali che decidiamo di utilizzare. Per questa bellissima tecnica potrete scegliere di utilizzare qualsiasi base Crafty Twist e anche tantissimi materiali diversi. Il particolare posizionamento di questi fori definirà l'andamento della lavorazione. Anche per questa tecnica abbiamo bisogno di un filo di ferro, in questo caso io vi consiglio sempre quello plastificato con il filo di ferro all'interno, che noi abbiamo in versione rossa, argento e oro, da tagliare a pezzettini da circa 9 cm. Più o meno. Una volta scelta la sagoma Crafty Twist da utilizzare, e prendiamo i fili di ferro, li pieghiamo a U e andiamo a inserirli tra i fori che formano ovviamente la nostra base, andando a inserirlo o dal dietro verso il davanti o viceversa. Tenete conto però che poi i legacci, quindi le estremità verranno avvitate, e se li lasciate nella parte posteriore avrete poi un effetto bruttino e quindi da rivestire. Potete rivestirlo però volendo facilmente incollando un pezzo di pannolenci sul retro. Se invece l'avvitata la fate sul davanti, verranno poi coperti e quindi si noteranno di meno e la parte posteriore rimarrà più pulita. E ora vediamo come realizzare una di queste tecniche, cioè la tecnica a ciuffi. Anche per questa tecnica vi potete sbizzarrire utilizzando sia nastri che tessuti. Secondo me ancora meglio sono i tessuti e anche quelli leggeri in questo caso, perché viene utilizzato proprio anche questo effetto di ciuffetto che possono dare dei tessuti magari non esageratamente pesanti. Però tutto è creatività, quindi fate i vostri esperimenti. Ora vi spiego come realizzarla sia con il tessuto sia anche con i nastri. Quindi scegliamo il tessuto sia per il gusto sia per l'estetica finale del nostro lavoro e andiamo a tagliarlo a quadratini. I quadratini che andremo a tagliare, la loro misura può anche variare in base all'altezza del tessuto o comunque la dimensione del tessuto che stiamo utilizzando, quindi magari cerchiamo di sfruttarlo al meglio, magari dividendolo in 3 anziché in 4, in 2 eccetera, in modo da sfruttare a pieno tutta l'altezza senza lasciare dei pezzettini di avanzo. Ad esempio questo tessuto è alto 48 cm, quindi possiamo facilmente andare a dividerlo in 3 parti in modo da ottenere quindi dei quadratini di circa 16x16 cm. E il ciuffo può essere anche sia un pochino più grande sia un pochino più piccolo, quindi non esagerate ovviamente con le dimensioni sia in un senso che nell'altro. Se fosse troppo piccolo si vedrebbero poi i fori della base e ovviamente se invece fosse troppo esageratamente grande si perderebbe un po' il senso della forma.
Quando andiamo a tagliare i tessuti, valutiamo ovviamente se sono tessuti che sfilacciano e sono sintetici. Possiamo anche pensare di bloccare la sfilacciatura utilizzando per tagliarli il saldatore, quindi quello col calore che andremo praticamente a passare la punta intorno, o anche semplicemente bruciacchiando poi tutto il perimetro con un accendino. Se invece sono tessuti che ci piacciono un po' sfilaccianti, li lasciamo proprio sfilacciare nel loro genere. Sbizzarriamoci quindi con tessuti di varie tipologie. Una volta quindi tagliato il pezzettino, il quadratino di tessuto che ci occorre, lo andiamo a piegare in questo modo, quindi a triangolo, così, pareggiando le estremità. Ovviamente anche se il pezzettino di tessuto non è perfettamente quadrato, poco importa, perché alla fine poi non si vedrà assolutamente. In questo modo troviamo pressappoco, vedete, la mezzeria, che è questa del tessuto, e basterà perciò andare a formare delle pieghettine raggruppando il quadratino, il ciuffetto appunto, chiudendolo nella parte centrale. Così facendo le code saranno un po' triangolari, diciamo, e spunteranno a ciuffettino dalla nostra lavorazione. Tramite questa parte pieghettata che terremo con le dita andremo a fissare alla base tramite il filo di ferro, quindi tramite le due estremità di filo di ferro dovranno essere tirate bene in modo ovviamente da bloccare il tessuto e girate tra di loro, quindi bloccandole, avvitandole, e quindi twister. Andiamo avanti quindi nella lavorazione inserendo un altro pezzettino di filo di ferro, quindi inserendo i fili di ferro mano a mano, oppure li possiamo anche inserire tutti insieme e piegare per mantenere fermi e rialzare quando dobbiamo utilizzarli. Prendiamo quindi il secondo pezzettino di tessuto, facciamo la stessa piegatura che abbiamo fatto prima, addirittura possiamo anche giocare con diversi tessuti, quindi magari metterne anche più di uno insieme, e andare sempre a legare attraverso il nostro pezzettino di filo di ferro, bloccandolo alla base e avvitando. Se le estremità del filo di ferro sporgono troppo, ovviamente si possono accorciare. Possiamo utilizzare la stessa tecnica ciuffi anche con nastri e tulle. Ad esempio con il tulle viene molto bene, basterà prendere due pezzi della stessa dimensione di tulle, quindi l'altezza, essendo un nastro, è già pronta ed è di 14 cm. Dobbiamo scegliere la lunghezza in base ovviamente alla lavorazione che stiamo facendo. In questo caso io ho tagliato due pezzi da 20 cm circa. Li vado ad appoggiare uno sopra l'altro incrociandoli come un segno più e vado poi a piegare come ho fatto prima per il quadrato, quindi formo come una sorta di triangolo, che ovviamente sarà meno preciso perché qui, diciamo, il tulle rimarrà un po' aperto, ma insomma più o meno è una forma triangolare, e faccio lo stesso lavoro, la stessa tipologia di piegatura, e anche qui sempre con poi il filo di ferro inserito all'interno della mia base vado a legare la punta così e twist. Una volta scelto materiale, dimensione o abbinamento dei tessuti o dei nastri, realizziamo quindi tutta la nostra ghirlanda o composizione in un modo regolare, quindi mantenendo la regolarità. Ogni progetto poi sarà correlato dalla scheda progetto, che potrete scaricare gratuitamente iscrivendovi sul nostro sito online oppure acquistando il kit. La troverete all'interno. In ognuna di queste schede troverete il QR code per andare a visionare il video tutorial, la tecnica che stiamo utilizzando, i materiali e gli accessori. Nei materiali troverete anche i centimetri da tagliare del nastro e anche i pezzi, quindi così sarà tutto più semplice.
Se utilizziamo invece uno dei dischi, l'andamento sarà a raggiera, prima all'esterno e mano a mano rientrando verso l'interno. In questo modo sarà più semplice poi coprire la parte, diciamo, brutta dell'estremità e del filo di ferro, formando un centrale alla nostra composizione. Idem per la sagoma del fiocco. Per il triangolo invece possiamo scegliere di andare dall'alto al basso o dal basso all'alto a seconda poi della composizione che andremo a creare. Mentre per il candy cane, che è simpaticissimo, dovremo fare una creazione di questo tipo, andare quindi a realizzare le asole in senso orario in questa parte, quindi nel primo pezzettino, e invece in senso dal basso verso l'alto o antiorario invece in questa parte, così che le estremità andranno a raggiungersi in questa zona e quindi con un semplice fiocco andremo quindi a completare la nostra composizione e quindi saranno più semplici da nascondere. Con la base a disco piccola o grande andiamo a realizzare ad esempio dei bellissimi fiori e con la base Crafty Twist a fiocco ho realizzato anche una versione Halloween di streghetta, quindi ho utilizzato l'organza nera glitterata argento con la tecnica dei ciuffi per creare la base, quindi sono andata poi a decorare la parte centrale con questa simpatica faccina di streghetta con cappello, con sempre la base a fiocco e sempre l'organza, ma nel colore più puro, più bianco, assolutamente l'ideale per un angioletto. Sbizzarritevi quindi con tutta la creatività con le nostre basi Crafty Twist Twist. Quindi, come vi ho detto, le creazioni possono essere tantissime differenti. Io vi consiglio comunque di guardare ogni video tutorial dei singoli progetti che vi ho creato, così da darvi delle idee e degli spunti di lavorazione. Ciao, al prossimo video!